Con Lorenzo Crocetti, attaccante della prima squadra dello Scandicci. Lorenzo, dopo i primi allenamenti con i nuovi compagni, con il nuovo mister Alessio Lucia, qual è stato l'impatto con questo Scandicci? Ma è sicuramente un impatto di entusiasmo. Vedo una squadra molto giovane, insomma, troppo giovane forse rispetto alla mia età, però no, a parte questo, si vede che è un gruppo che ha voglia di far bene, di mettersi in mostra, di dimostrare che può starci in questa categoria e c'è molta competizione, sana competizione, quindi credo che farà bene al gruppo e al mister poi per fare le scelte la domenica. Ecco, sei un nuovo acquisto qui dello Scandicci, descriviti anche come attaccante ai tuoi nuovi tifosi. Ma sono un attaccante abbastanza, diciamo, completo, uso entrambi i piedi, mi piace giocare con la squadra, ecco, non sono il classico attaccante che sta là davanti e aspetta la palla, mi piace fraseggiare con i compagni e possibilmente far gol, finalizzare il gioco della squadra. Certo, ecco, sei un attaccante anche dal lungo passato nel calcio professionistico, arrivi allo Scandicci, secondo te quali possono essere gli obiettivi di squadra e i tuoi personali se hai una soglia di gol da voler raggiungere, ecco? Ma allora, gli obiettivi come sempre, uno cerca sempre di migliorarsi, ora l'anno scorso ho fatto 14 gol, quindi riparto da lì, spero di arrivare almeno a 15 e poi vediamo. Come squadra ovviamente poi i gol si fanno se la squadra ti aiuta a farli, quindi spero che la squadra riesca prima possibile a metabolizzare quello che chiede l'allenatore, comunque è un gioco abbastanza corale, comunque impegnativo da parte di tutti, che richiede movimento, richiede sacrificio. E penso che la squadra sia quella giusta, con l'età anche che ha e la voglia che ha per mettere in mostra, quello che poi richiede il mister tutti i giorni. E speriamo che Crocetti aiuti la squadra a far gol negli ultimi 10 metri. Perfetto, ringraziamo Lorenzo Crocetti.